Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Un'altra morte oscura i corridoi del carcere genovese di Marassi. Un detenuto italiano di 60 anni è stato ritrovato senza vita nella sua cella questa mattina, con gravi tumefazioni sul volto e sulla testa. Gli iniziali sospetti puntano verso un'aggressione da parte del compagno di cella. Questa tragica scoperta, resa nota da Gennarino De Fazio, segretario generale della UILPA Polizia Penitenziaria, rischia di alimentare ulteriormente le tensioni riguardo la crescente crisi penitenziaria italiana. La morte di Marassi, se confermata come omicidio, segna il secondo del genere in questo anno, dopo l'incidente simile avvenuto a Velletri a giugno. Questi eventi oscurano l'immagine delle carceri italiane, idealmente concepite come luoghi di regole e riabilitazione, ma che sempre più spesso vengono viste come luoghi di criminalità. Il morto di oggi si unisce ai 51 suicidi e ai 64 decessi per altre cause nel 2023, portando il totale a 116, lamenta De Fazio, esprimendo il suo sdegno. Il segretario non ha risparmiato critiche all'esecutivo, sottolineando la gravità della situazione. Siamo di fronte a una persistente emergenza penitenziaria, sotto gli occhi di tutti tranne che del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e del governo Meloni. Ha inoltre elencato una serie di problematiche tra cui sovraffollamento, personale insufficiente, inadeguatezza di tecnologie ed equipaggiamenti e disorganizzazione diffusa. Di fronte a tale scenario, De Fazio chiede una risposta decisa. Occorre fermare la carneficina, esclama, e garantire la sicurezza nelle carceri. Per lui, la soluzione sta in un decreto legge d'urgenza che affronti direttamente queste criticità. Il segretario chiede azioni concrete, tra cui l'assunzione immediata di personale per la polizia penitenziaria, l'aggiornamento degli equipaggiamenti e una riorganizzazione dell'intero sistema penitenziario. Nel frattempo, le indagini sul decesso del detenuto sono in corso, con il coinvolgimento del pubblico ministero e del provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria. La comunità italiana e gli stakeholder attendono ora una risposta concreta alle crescenti preoccupazioni relative alla situazione delle carceri nel paese. Lascia un commento alla fine del video e seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.